Sì, è un accordo, diciamo, un riconoscimento che abbiamo avuto già da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, che non riguarda solamente i due comuni, ma una rete ben più ampia di comuni, siamo già oltre 30, siamo i primi in Italia, stiamo sperimentando questa nuova legge che dà un aiuto ai cittadini sovraindebitati e alle aziende che si sono sovraindebitate. Siamo contenti appunto di poter operare in questo senso, stare vicino ai cittadini e alle aziende. C'è una legge appunto che riconosce questo stato, questo modo di operare, e in un momento così difficile, sia per amministrare, sia difficile anche per tutti i cittadini e le aziende, in particolare nel Meridione, cerchiamo di dare la nostra disponibilità, di stare vicino appunto a queste persone e cercare appunto di sollevarle da questi problemi, comunque ridurli al massimo. Ripeto, siamo la prima rete in Italia, in questo momento anche altre città ci stanno contattando per cercare di capire le modalità di accreditamento e di funzionamento, di questo ne siamo orgogliosi e opereremo all'interno della città metropolitana, ripeto ancora una volta, cercando di aiutare i cittadini. Sì, Catania, la città metropolitana, sta diventando esempio per tutte le città italiane proprio su come si sta muovendo per garantire un welfare inclusivo a 360 gradi, per guardare anche i nuovi bisogni, le nuove povertà che oggi ci sono nelle comunità. Il problema del sovraindebitamento per le famiglie e per le imprese è una di queste nuove realtà, si tratta proprio di nuovi poveri che hanno bisogno di essere tutelati per uscire da una condizione di difficoltà. Noi, con un accordo istituzionale col Comune di Acireale, abbiamo messo in campo questo strumento anche a Catania, avremo uno sportello in via Dusmet, cioè in assessorato della solidarietà sociale, e vedremo di cominciare con serietà ma anche con grande impegno a dare risposta ai bisogni di questi cittadini e di queste imprese. Lo faremo attraverso appunto l'Associazione Diritti del Debitore, con cui stiamo lavorando in sinergia, lo faremo anche cercando di allargare ancora di più il numero dei comuni che aderisce alla rete, facendo in modo che, se possibile, tutti i comuni della città metropolitana possano appunto aderire a questa rete e quindi dare questa risposta, assolvere al proprio compito di tutelare i bisogni nuovi che le comunità siciliane, catanese, tutte le comunità italiane oggi hanno da guardare con più attenzione.